E così, dopo il video dedicato al numero 100 dei grandi classici, ecco arrivare anche il video dedicato al 101, ovviamente, della seconda serie. Ovviamente sulla testata dovrete aspettarvi prima o poi un video dedicato all'interno della serie di collezione Disney, ma proprio come uscita speciale di questa serie va inteso questo video, visto che lo voglio utilizzare come spunto per parlare di una testata su cui in realtà non mi sono concentrato né in nessun video di quelli precedenti che sono già usciti, né in nessuno di quelli che stanno per uscire. Sto parlando degli albi d'oro. Il motivo fondamentalmente è perché nella mia collezione sono presenti al massimo un paio di numeri, entrambi in copie anastatiche, per cui alla fine non me la sono sentita di affrontare in maniera più dettagliata la testata, per quanto l'abbia comunque citata all'interno del video dedicato all'almanacco Topolino, che vi invito ovviamente a recuperare. Inoltre, le altre motivazioni per realizzare questo video sono tutte dedicate ad alcune piccole cose, che piccoli spunti, diciamo così, che sono presenti già nel video realizzato da Michele proprio a proposito di questo numero. Iniziamo però a parlare degli Albi d'Oro. Gli Albi d'Oro sono stati una rivista a fumetti fondamentale non solo per la storia dell'editore, la Mondadori, ma anche più in generale per la storia del fumetto in Italia. La testata, che venne pubblicata appunto dalla Mondadori tra il 1937 e il 1956, non pubblicò solo fumetto disneyano, ma anche fumetto di produzione varia, differente. Per esempio, la prima serie o prima stagione degli Albi d'Oro, che è andata dal 1937 al 1940, pubblicò non solo storie che erano in realtà ristampe dal Topolino giornale, ma anche avventure di Braccio di Ferro. Quindi alla fine Topolino e Braccio di Ferro furono i due protagonisti principali degli Albi d'Oro, di questa prima versione degli Albi d'Oro. La testata, dopo una più o meno lunga interruzione, riprese nel 1946 per interrompersi alla fine nel 1956, con, contando tutti i numeri, anche quelli della prima stagione, un totale di poco meno di 700 uscite. Anche con la successiva incarnazione partita nel 1946, la testata pubblicò non solo fumetto disneyano, ma anche fumetti di altro genere, come per esempio persino i fumetti dei personaggi concorrenti a quelli disneyani, cioè quelli della Warner Bros. In particolare, questa nuova incarnazione si è distinta in una serie principale su cui venivano pubblicati i fumetti dei Funny Animals, quindi disneyani e Warner Bros., e una serie, diciamo così, avventurosa su cui vennero pubblicati appunto fumetti di questo genere particolare. In particolare esordì il personaggio di Pecos Bill, ideato da Guido Martina, che potremmo considerare quasi una specie di risposta italiana al Tex Willer della Bonelli. E non volevo dire Mondadoriana, scusate il lapsus. Alla fine di questa serie avventurosa, Pecos Bill fu il principale protagonista, con quasi 70 delle più di 80 uscite dedicate all'avventura degli Albi d'Oro. Gli Albi d'Oro, come avevo sottolineato nel video dedicato all'almanacco Topolino, sono stati fondamentali per la nascita dell'almanacco Topolino stesso, visto che su questa rivista che la Mondadori sperimentò la formula che poi diede origine all'almanacco Topolino vero e proprio, quello ufficiale, la rivista ufficiale. In ogni caso, in tutto questo guazzabuglio di serie, sottoserie, varie proposte più o meno differenti, una delle principali difficoltà è quella nella classificazione delle varie numerazioni che ha avuto la testata. E questa particolare classificazione, numerazione che dir si voglia, è emersa proprio all'interno degli articoli di Gaspa presenti nel grande classico numero 101. Fondamentalmente gli storici del fumetto, in particolare quello disneyano, ma anche gli indexers, cioè gli appassionati di fumetto disneyano che indicizzano le varie uscite sull'index, hanno trovato un modo per classificare i vari numeri degli Albi d'Oro
piuttosto utile da un certo punto di vista anche per distinguere le varie epoche degli albi d'oro. Ogni numero dell'albo d'oro, infatti, è caratterizzato da un codice di 5 cifre, in cui le prime due cifre sono l'anno di pubblicazione e le ultime tre cifre sono legate invece al numero specifico di quell'uscita. Per cui, per esempio, l'albo d'oro numero 369, che è citato proprio all'interno dell'articolo di Gaspa, diventa 52369, essendo uscito proprio nel 1952. Con lo stesso spirito, quindi, per esempio, l'albo d'oro numero 22 dell'anno successivo diventa il 53022. Ovviamente era sempre possibile all'interno dell'articolo evitare, per esempio, per l'albo d'oro 369 di inserire il suo codice, però alla fine diciamo che ha relativamente poca importanza. Fondamentalmente poteva essere un pochino più chiaro, ma non è sicuramente un errore. Invece, errori sono, e qui stiamo ovviamente passando all'esame del grande classico 101, quelli inseriti all'interno del sommario dei grandi classici, perché per esempio la Valle dell'Incanto si suggerisce quasi che sia stata pubblicata in un'epoca in cui il Topolino era già settimanale. Basta andare a vedere le date di pubblicazione dei tre numeri, che sono cadenzate una a 7 giorni di distanza dall'altra. Ovviamente, quando vai a verificare questa cosa dicendo ricordavo qualcosa di diverso, vai a verificarla sull'index, scopri che effettivamente ricordavi Veneto, come anche ha ricordato anche Michele, cioè in quel periodo Topolino era passato dalla mensilità con cui aveva esordito nel 49 alla quindicinalità. Questo errore, in particolare, più gli altri piccoli errori, incertezze presenti, mi fanno dire che molto probabilmente il materiale relativo a questo numero sia stato consegnato all'ultimo, e quindi le verifiche finali sulle date di uscita e sui numeri di ciascuna storia sono state fondamentalmente non fatte, o fatte molto velocemente, molto frettolosamente. Perché è ovvio, vai a vedere, per esempio, nel caso della Valle dell'Incanto, la prima data d'uscita del primo dei tre numeri, e poi ci aggiungi, per fare prima, i 7 giorni per gli altri numeri successivi, senza andare a verificare se effettivamente in quel momento Topolino era effettivamente già settimanale. Al di là però di questi piccoli problemi, di queste piccole incertezze, la struttura dei grandi classici è fondamentalmente migliorata rispetto al primo periodo di gestione di Pierluigi Gaspa. Innanzitutto, il primo e più evidente miglioramento sta nell'aumento dei redazionali. L'introduzione di fatto viene triplicata, e in questo caso Gaspa riesce a raccontare in maniera abbastanza puntuale un po' tutto il sommario, ma vengono anche aggiunti altri due articoli di approfondimento dedicati a una storia particolare che va a staccarsi rispetto alle storie superstar, che ormai sono diventate storie tematiche, recuperando quindi il senso di ciò che era la storia superstar all'inizio, quando Luca Boschi prese per la prima volta in gestione i grandi classici, cioè una storia particolare che magari non veniva ristampata da diverso tempo e che aveva quindi un particolare significato storico all'interno del fumetto disneyano. Oppure, come era stato fatto anche sul numero precedente, il numero 100 dello stesso Gaspa, voleva riprendere più che altro un autore che magari era poco noto al lettore medio disneyano. Quindi questa esplosione non solo di proposte un po' più ricercate, ma anche di articoli di approfondimento, non può che giovare al sommario dei grandi classici, che già su questo numero presenta una prima storia anche di produzione estera, che praticamente mancavano da diversi mesi sui grandi classici. Sto parlando di una storiella che è composta da due tavole domenicali realizzate da Bob Karp e Altaliaferro, e un inizio sono solo due paginette, ma si spera che sia un inizio per un aumento delle pagine dedicate alle storie straniere. Il cuore di questo numero, però, è la Valle dell'Incanto e il suo disegnatore Rino Anzi. Fondamentalmente, la storia è stata recuperata da Gaspa per due motivi. Innanzitutto, motivi intrinseci di importanza fondamentale storica per la storia, perché la storia scritta da Guido Martina sancisce il primo utilizzo da parte della scuola Disney italiana del personaggio di Zio Paperone. Inoltre, sancisce l'esordio, questo a livello proprio di Disney internazionale, del nome
toponimia per identificare la città dove si muovono i personaggi disneyani. Successivamente, in particolare con l'avvento di Karl Barks, soprattutto nei fumetti, in particolare quelli italiani, un po' meno in quelli di produzioni straniere, si è teso a separare le due città e quindi i due mondi di Paperopoli e Topolinia. Ovviamente l'altra grande importanza della storia è quella di recuperare, quindi raccontare, un autore poco noto come Rino Anzi. Rino Anzi è stato un illustratore che poi si è riciclato come fumettista, ha lavorato per diverse testate fumetti, come ricorda lo stesso Gasp all'interno del suo articolo, e ha avuto una produzione disneyana piuttosto limitata, 4 storie appena. Di queste 4, solo una pubblicata da Topolino proprio, La Valle dell'Incanto. Della biografia di Rino Anzi però non ho voglia di andare a scendere in altri dettagli, perché comunque non direi niente di più oltre quanto già scritto da Gaspa. Vorrei però far notare un piccolo dettaglio che in qualche modo mi ha colpito in negativo, non relativamente al lavoro di Gaspa o al lavoro della Panini, ma alle limitazioni più o meno esplicite che ci sono sul loro lavoro in questo momento in Italia. A tal proposito, proprio per far capire che cosa intendo, vorrei leggere in particolare questo passaggio dell'articolo di Gaspa. Basti dire in questa sede che Anzi è costretto a espatriare per le sue convinzioni politiche, rifugiandosi in Francia. In pratica Gasp ci sta dicendo che Rino Anzi era un antifascista, e è questo che mi ha colpito: l'impossibilità di poter utilizzare una parola di questo genere in una testata che è fondamentalmente dedicata a un pubblico adulto, o comunque un po' più adulto, e che quindi non avrebbe nessun problema a capire subito la parola antifascista. È ovvio il motivo per cui non è stata utilizzata: evitare qualunque polemica, soprattutto generata da chi questa testata non l'ha letta, da chi questo fumetto non lo conosce, da chi non conosce gli elementi fortemente antifascisti che sono presenti in molti prodotti disneyani. E personalmente trovo che sia veramente sconfortante che nel 2024 un giornalista e saggista fumettistico esperto di Disney e un editore come Panini Comics si sentano in qualche modo costretti, per evitare qualsiasi polemica, di evitare una parola così importante e piena di significato come antifascista. Scusandomi per questa conclusione un po' politica, che secondo me però era anche doverosa, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!